Una volta c'era un piccolo villaggio immerso nella magia del Natale. Ogni anno, durante le festività, accadevano cose straordinarie che riempivano di gioia tutti gli abitanti. Luca era un bambino curioso e sognatore. Amava passeggiare per le strade del villaggio e ammirare le luci scintillanti, gli alberi addobbati e i profumi di cannella e dolci nell'aria. Un giorno, mentre camminava nel mercatino natalizio, Luca notò una bancarella misteriosa. Era gestita da un vecchio signore con una lunga barba bianca. Il signore si presentò come Babbo Natale e disse a Luca che aveva un dono speciale per lui. Il dono era un piccolo orsacchiotto di peluche con un cuoricino rosso attaccato. Babbo Natale sussurrò a Luca che quell'orsacchiotto aveva il potere di realizzare un desiderio, ma solo se fosse stato fatto con tutto il cuore. Luca tornò a casa felice e decise di fare il suo desiderio la notte di Natale. Si sedette accanto all'albero decorato e prese l'orsacchiotto tra le mani. Chiuse gli occhi forte e desiderò ardentemente che tutti nel mondo provassero la stessa gioia che lui provava durante il periodo natalizio. Quella notte successe qualcosa di incredibile. L'orsacchiotto si animò tra le sue braccia. Si trasformò in una piccola creatura magica che si presentò come Stella. Stella, con la sua luce brillante, disse a Luca che il suo desiderio era stato ascoltato e che avrebbe aiutato a diffondere la gioia del Natale in tutto il mondo. Da quel momento, Luca e Stella divennero inseparabili. Insieme, attraversarono il villaggio portando sorrisi e felicità a tutti gli abitanti. Organizzarono spettacoli di magia, distribuirono dolci e regali ai bambini meno fortunati e diffusero l'amore e la gentilezza ovunque andassero. La notizia della magia di Luca e Stella si diffuse velocemente e molte persone da tutto il mondo arrivarono nel villaggio per vedere con i propri occhi quell'atmosfera unica. Il villaggio diventò una meta turistica famosa per la sua magia natalizia. Luca imparò l'importanza di condividere la gioia con gli altri e capì che il Natale non era solo una festa, ma uno spirito da portare nel cuore tutto l'anno. Ogni volta che incontrava qualcuno triste o sconsolato, offriva un sorriso caldo e un abbraccio sincero. E così, grazie al desiderio di Luca fatto con tutto il cuore, la magia del Natale continuò a vivere nel suo villaggio per sempre. E lui rimase testimone della potenza dell'amore, della generosità e della speranza che circondano questa meravigliosa festa.